coming home I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head. Prova unica, campionato italiano professionisti. Siamo sulle strade delle Marche, in provincia di Pesaro Urbino. Ci troviamo a Saltara, gentili telespettatori. Grande ciclismo. Feel the home that I live in. Eccoli Manuel Quinziato, mancano 300 metri all'arrivo. Bocca aperta per Manuel Quinziato, sarebbe il successo più prestigioso della sua carriera. Siamo ai 350 metri dal traguardo, ma dietro stanno recuperando velocissimi. Manuel Quinziato è ormai sul rettilineo finale, ma la strada continua a salire. Vicinissimo il gruppo, peccato per Manuel Quinziato. Bettini e centrostrada. Bettini potrebbe far valere la sua grandissima classe ed è Paolo Bettini su Pozzato, Commesso e Carrara. Che classe Paolo Bettini. In questi pochi fotogrammi, corrispondenza del cartello meno 5. 250 metri sono infiniti per Verbrugge. Ma se sono corrette le segnalazioni cronometriche, prova Savoldelli, dovrebbe avere ancora un certo margine Rick Verbrugge. Grande agilità di Paolo Savoldelli. 150 metri, non ce la fa più Rick Verbrugge. Sarebbe una beffa, se la meriterebbe questa tappa. Corridore Savoldelli della Vallonia. Attenzione, Savoldelli ha staccato tutti quanti. Mamma mia, Savoldelli come va. Il falco bergamasco si volta. Rick, c'è la macchina della giuria, c'è il cambio ruote, gli avversari sono dietro. Rick Verbrugge, sedicesima vittoria della carriera, terza al Giro d'Italia, bravo Rick. Dietro c'è Savoldelli, sta Savoldelli per arrivare. Savoldelli per la seconda posizione, un finale splendido, gentili telespettatori. È Paolo Savoldelli che va a conquistare la seconda piazza. Poi c'è Mazzanti, c'è Gutierrez, c'è Rebellin. Per 4 secondi? A 1,56 di ritardo, mentre qui vediamo il vincitore della tappa Verbrugge, Damiano Cunego è undicesimo. Een beetje misinschatting van de laatste brugsnelling. Onmiddellijk Menschow in het wiel. Wordt een klein beetje getwijfeld en gaat Menschow toch reageren. De killer van Spoltore. Hij ruikt de abrupt. Armstrong natuurlijk, die net terugkeert op dit moment en denkt van misschien even recupereren. Sastre die nu naar de kop gaat.
Sastre die nu naar de kop gaat, ja, en die gaat versnellen. Aanval Sastre op zijn Alpe d'Huez. Carlos Sastre, de Monde Tour vorig jaar. Hola, Di Luca. Voorlopig nog altijd aanklampen om dan in de sprint nog 8 seconden boni te pakken. Di Luca die nog eens even gaat doortrekken. Ja, konden van plus verliezen, maar goed, laat ons die spurt afwachten. Di Luca, die regelen. De rekening wordt zo meteen gemaakt. Il Giro presentava la maglia nera come ultimo in classifica. Oggi la maglia nera di Sastre trionfa sulla Monte Petrano. E vediamo se Menchov porterà via buona di lui. Menchov, en wat is de schade dan? Dat wordt beperkt. Kijk, Menchov die boven komt, heeft nog wat over in de tank. Minder dan een halve minuut tijdsverlies op 25 seconden, zowat Menchov. In modo tale che nei giorni. Pronto per l'ottava tappa del Giro d'Italia e l'attesa cronometro individuale da Gabice Maga Saltara, 54 km e 800 metri. Sarà vestita da Vincenzo Nibali! Astana Pro Team! Premiato da Alighiero Micioli, presidente del comitato di tappa, lo squalo dello stretto, il portacolori del team Astana, Vincenzo Nibali! Il simbolo del primato alza le braccia al cielo, Astana e sul palco in maglia rosa Saltara, l'applauso per la maglia rosa di Vincenzo Nibali.